Adesso la medicina nucleare di Arezzo, ci tengo a sottolineare, è veramente ben equipaggiata. Abbiamo una ottima PET-TC digitale, una delle poche presenti in Toscana, e abbiamo il parco macchine per la medicina nucleare tradizionale rinnovato e già attivo. La medicina nucleare dell'ospedale San Donato di Arezzo rinnovata è sempre più all'avanguardia grazie alle risorse PNRR. Grazie ai fondi PNRR in provincia di Arezzo saranno completati un totale di 19 interventi per un investimento di oltre 50 milioni di euro. Tutti i cantieri sono già stati aperti e dovranno essere consegnati alla cittadinanza entro il 31 dicembre 2025. Siamo riusciti a rinnovare anche il parco macchine della medicina nucleare tradizionale, vale a dire le due gamma camere. Cale, una delle due gamma camere è una macchina ibrida molto precisa perché dotata, equipaggiata con TAC, quindi permette di realizzare esami precisi, accurati, dettagliati, più veloci e quindi abbattere anche le liste d'attesa. Ma un altro aspetto molto importante è anche quello dell'ottima cantierizzazione, fra virgolette, grazie all'ufficio tecnico noi siamo riusciti a lavorare contemporaneamente durante l'attività lavorativa, perché separati dai lavori in muratura, per cui fondamentalmente non abbiamo allungato le liste d'attesa, abbiamo fatto gli esami soliti di tutti i giorni, di tutti gli altri anni. Sono innovazioni importanti che costituiscono il presupposto del San Donato 2.0, che è oggetto di un master plan e di un piano di sviluppo varato da questa direzione.